Grazie Eccellenza, ma solo per condividere quello che è già stato espresso anche dalla consigliera Albertini e benvenga appunto l'approvazione di questa istanza d'arengo che va a concludere un percorso nato appunto a febbraio che appena appunto vedrà individuato definitivamente il sito dove collocare la stele commemorativa appunto completerà il percorso. Tra l'altro mi preme ricordare che proprio oggi e domani sono la giornata nazionale, ricorrono insomma le giornate nazionali della disabilità intellettiva e relazionale, la giornata internazionale della persona con disabilità, per cui la nostra commissione, la CSD ONU, che è la commissione sammarinese per l'attuazione della convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità, ha organizzato una due giorni, veramente un programma fitto alla presenza di esperti del settore proprio per approfondire quelli che sono gli strumenti utili da mettere a disposizione, che il nostro Stato già in parte mette a disposizione per le persone con disabilità come il caregiver o l'assistente personale. E a seguito ci sarà, domani ci sarà anche appunto la presentazione o comunque la visione ecco, di un film a tema. Mi preme però ricordare che purtroppo non basta una stele commemorativa o comunque fare un convegno, che per carità sono tutti strumenti più che utili, soprattutto per approfondire quelli che sono appunto gli strumenti che abbiamo a disposizione. Ad esempio ci sarà anche un momento proprio per approfondire e fare sapere quello che è lo sportello della disabilità attivato circa un anno fa e rispetto all'attività che porta avanti, che ritengo sia essere un punto di ascolto e di... Mi preme solo purtroppo rimarcare quanto invece le barriere architettoniche possano essere un impedimento estremamente importante per persone con disabilità, quindi invito il governo a prendere in considerazione e fare qualcosa in più rispetto a questa tematica, proprio perché gli ostacoli per le persone con disabilità purtroppo sono le più svariati e lo Stato dovrebbe cercare di incentivare maggiormente o comunque stanziare fondi proprio per andare a togliere tutte quelle che possono essere delle barriere fisiche e non solo per chi si trova in difficoltà. Grazie Eccellenza. Grazie.